Allora, scusate, abbiamo un cambio di programma. Chiederei alla professoressa Guercio, che era connessa, se Eccomi, la vedo. ci Ok, sono. se non è un problema, No. facciamo un'inversione rispetto al programma in corso e la invito a intervenire ora con il suo contributo in modo tale che procediamo con la mattinata e poi riformuliamo sul pomeriggio. Va bene, allora, un secondo che riprendo i miei appunti. Ecco, mi sentite bene, immagino, no? Mi vedete? Sì, sentiamo e vediamo bene, perfetto. Perfetto, Se ha allora, bisogno di condividere, me lo no, dica. non ho preparato slide. Ok, perfetto. Innanzitutto vi ringrazio per questo invito che, come spesso capita in queste occasioni, mi ha costretto ad alcune letture e anche a molte rivisitazioni. Confesso che ho riletto di nuovo interamente, l'avevo già letto anni fa quando uscì il volume del professor Ferraris, Documentalità. Come archivista non poteva che interessarmi moltissimo e soprattutto ho ascoltato con interesse tutte le registrazioni degli incontri di novembre. E che mi hanno fornito, è stato fondamentale anche perché mi hanno fornito stimoli, idee per questo mio intervento, ma anche perché molte delle parole ricorrenti nel seminario precedente sono proprio quelle specifiche della mia disciplina, dell'archivistica. Registrazione, archivi archiviazione, accumulo, selezione, scarto, inventario, relazionalità. Stabilizzazione, conservazione, autenticità, provenienza, regolamentazione. Potrei continuare, ma queste le ho ritenute le più critiche, le più centrali. Le ho riconsiderate con attenzione per prepararmi a questo momento di discussione, di condivisione, insieme però anche ai contesti in cui nel seminario precedente sono state usate o soprattutto a cui sono riferite, a cui sono riferite nella mia, nel contesto, nel dominio in cui io studio, faccio ricerca da moltissimi anni. E ho ritenuto opportuno iniziare il mio intervento proprio dall'analisi di alcuni dei termini che ho citato. E vi propongo quindi per ciascuno, rapidamente, sinteticamente, il significato che essi assumono se riferiti all'archivio, ed è questa mia una piccola parte introduttiva che una sorta di dialogo, una sorta di contrappunto, vuole essere un po' una risposta, un collegamento alle sollecitazioni che appunto ho ricevuto da queste letture, da questa condivisione di contenuti e di riflessioni. Ecco, nel convegno di novembre si è parlato e si tratterà proprio anche nei 2 giorni di questo incontro, in varie forme, ripetutamente, credo che sia un aspetto fondamentale. Anche del discorso che stiamo facendo, che abbiamo cominciato anche a fare oggi, di una episteme delle relazioni, dell'esplosione di una relazionalità trasversale. Ecco, e si è detto, giustamente, che questa dimensione richiede regole e richiede operazioni traduttive. Ecco, quando si parla di archivi, il termine relazioni è un termine cruciale e inevitabile con cui confrontarsi. Allora, gli archivi, tanto per chiarirci, insomma, per chiarire, per condividere i nostri vocabolari, i nostri punti di riferimento, esistono come tali perché sono risultato di relazioni. Gli archivi in senso proprio, io poi proverò nella seconda parte del mio intervento a elaborare, non dico una teoria degli archivi e non dell'archivio, cioè provare a dimensionare le diverse fattispecie di archivio che sono presenti nel web, che sono in parte il risultato del web. È un tentativo forse banale, ma vi assicuro originale perché ho trovato solo un altro riferimento di un collega che poi citerò, che ha tentato recentemente che ha svolto un simile esercizio. Insomma, comunque,
qui sto parlando degli archivi in senso proprio, e questi archivi sono il risultato di relazioni specifiche e definite, relazioni funzionali dettate da un soggetto, che può essere pubblico o privato, che produce, cioè che forma, acquisisce, riceve documenti, che costituiscono appunto questo archivio come risultato della sua attività pratica, un'attività di relazioni all'interno di una comunità, delle comunità, anzi, in cui il soggetto vive e opera. Quindi il patrimonio archivistico di cui parliamo, e su cui lavoriamo, che cerchiamo di conservare, di descrivere, di restituire, ha senso e valore proprio perché, in quanto prodotto di attività pratiche e di processi, si traduce in un insieme di documenti correlati secondo la logica e le finalità del soggetto che lo forma, lo produce, non lo chiamiamo, lo detiene, lo chiamiamo il soggetto produttore, che è con un significato molto preciso. Quindi, ecco, gli archivi moderni e soprattutto gli archivi contemporanei, gli archivi dell'abbondanza, questi ultimi della complessità, sono da questo punto di vista definibili come noi li abbiamo chiamati. È stata un'espressione che ci viene da uno degli studiosi più interessanti della nostra disciplina, archivi sedimento, che si contrappongono agli archivi thesaurus del passato. In parte ancora oggi abbiamo degli archivi thesaurus, intesi come deliberata, sistematica, ordinata selezione di pochi oggetti documentari di particolare valore conservati nell'ancien regime, ma anche nel mondo antico, nel tesoro del principe, nel tesoro, nei luoghi del potere. Ecco, potremmo dire che già a partire dal XIX secolo e naturalmente nel XX e nel XXI è l'archivio sedimento, e a maggior ragione nel mondo digitale, è l'archivio sedimento che la fa da padrone, che domina incontrastato, un archivio che viene, questa è un'altra cosa importante, lasciato sussistere nell'ordine stesso in cui la routine burocratica, la routine di lavoro con le sue esigenze specifiche lo viene quotidianamente formando. Quindi l'archivio sedimento, ecco, questo è un primo punto, è quindi sempre necessariamente è un accumulo di documenti. Per noi il termine accumulo non è un termine negativo, come qualche volta, forse anche nello stesso titolo, no, del convegno, accumuli e sovraccarichi, qualcosa che passivamente ci troviamo a dover sostenere. Ecco, per noi appunto è un termine che non ha accezione negativa, non è neanche in contraddizione con il concetto di ordine, un ordine che, quando si parla di archivi, va sempre riferito sempre solo alla fase di formazione dell'archivio, a monte e non a valle della sedimentazione. Ecco, a valle gli archivisti si limitano a riordinare, rispettando la struttura originaria di quell'accumulo rispettoso del lavoro che si fa documentando, diciamo così. A monte, e a monte sempre di più, gli archivisti, il soggetto produttore, gli archivisti a supporto del soggetto produttore progettano, pianificano, guidano i processi a supporto di un'efficiente sedimentazione, di una sostenibile sedimentazione, e addirittura intervengono sempre più spesso e ormai direi necessariamente nel disegno dell'archivio, nella progettazione dell'archivio. Naturalmente è una progettazione, un intervento, un'intermediazione molto cauta, molto rispettosa, naturalmente tecnica, che ha proprio il compito di sostenere con metodo, con rigore, con qualità l'efficacia del processo di accumulazione, non indirizzarlo secondo fini diversi, ma proprio favorire il fine originario per cui si lavora documentando. Quindi a impedire l'ingovernabilità, a impedire il sovraccarico, ad assicurare soprattutto nel mondo digitale leggibilità, affidabilità, intelligibilità, integrità anche di ciò che si viene accumulando. Ecco, la nostra preoccupazione è quella di rispettare la volontà del soggetto produttore, facilitando queste attività di documentazione, ma anche per il riuso, per la comunicazione.
dei contenuti dell'archivio. Lo stesso a termine archivio non è affatto scontato, non solo accumulo, ma anche il termine archivio non è scontato, perché presenta una molteplicità di connotazioni, è complesso documentario, il what della situazione, fasi diverse, attiva, semiattiva, inattiva, storica, quindi sempre con un obiettivo di governare anche in qualche modo separando ciò che si può separare senza creare steccati, confini insuperabili, ma garantendo sempre il flusso, la fluidità del patrimonio. E luogo e deposito, where, e anche ente responsabile della formazione, il termine si usa anche per questo, di formazione custodia, il who, ritornando all'espressione di questa della relazione precedente del professor Ferraris, e a seconda della prospettiva con cui è considerato è mezzo o fine, mezzo e fine, how and why, no? Allora, non posso naturalmente entrare nel merito di questi concetti, di questi ulteriormente, ma insomma vedremo in seguito quali nuove fattispecie di archivio popolano il web, ma in ogni caso l'archivio, ecco, questo è un altro punto che volevo chiarire rispetto anche ai termini che abbiamo usato, che sono stati usati nel seminario precedente, non ha bisogno per esistere, per costituirsi, dell'elaborazione di un catalogo, termine che noi non usiamo mai, se non nel dialogo e non a caso nel confronto con altre discipline. Richiamo qui un intervento molto bello pubblicato nel 2020 da Giovanni Michetti, è disponibile online su Digitalia, mi sembra, Il mondo come puzzle, i beni culturali nel web, dove tra l'altro proprio l'autore propone una suggestiva definizione di catalogo che a noi piace, che torna anche per la nostra dimensione, diciamo, di gestione, di studio, di trattazione del patrimonio, che sostituisce il principio dell'enumerazione, che è un principio sostanzialmente estraneo all'archivio, con quello di narrazione. Io userei meglio, più che narrazione, parlerei di rappresentazione di ciò che è accaduto, di ciò che facciamo, di ciò che vogliamo fare, delle nostre azioni, e che esprime con efficacia proprio la natura dell'archivio come ho cercato di definirlo. Il concetto di catalogo come viene addirittura considerato come una via di fuga dal catalogo stesso e dalla sua presunzione di una elencazione sistematica ed esaustiva dei beni conservati. Infatti, gli strumenti archivistici legati alla catalogazione, la classificazione, noi usiamo questo termine, usiamo questo strumento, classificazione d'archivio, proprio perché ha una specifica natura, funzionano bene perché quando sono imperfetti, se tollerano un certo grado di approssimazione che consenta al sistema di funzionare e di accompagnare la sedimentazione rispettando le prassi documentarie, che comunque daranno vita ad archivi percorribili, meno efficienti e governati, ma non inconsultabili, anche in assenza di una categorizzazione, di una classificazione, di una registrazione sistematica. Questo vale sia in ambito analogico che in ambito digitale. Naturalmente il mondo digitale pone ben altre ulteriori sfide. Ecco, quindi non è la presenza eventuale atipica di un catalogo a garantire la fruizione dell'archivio, che è resa possibile da un'attività diversa, che appunto è la descrizione di cosa? Non dei documenti, non dei singoli contenuti, è la descrizione delle aggregazioni. Si tratta di un lavoro successivo, di nuovo, all'esistenza dell'archivio, che naturalmente trae frutto se l'archivio nasce ordinato, nasce con presenze di aggregazioni ben costruite, ma che dà vita poi a strumenti come guida, inventari, appunto i nomi sono sostanze in questo caso, con il compito primario di restituire e non di creare la forma e la struttura del patrimonio, cioè non si elencano i singoli elementi né si dettagliano i contenuti specifici, cioè ma si riflette con questi strumenti la struttura della sedimentazione, la si rappresenta, tra l'altro
È importante questo anche attraverso la storia del soggetto, del suo modo di documentare se stesso. Sono narrazioni che fanno parte integrante degli strumenti archivistici che consentono poi la restituzione. Ecco, ha ben argomentato nel precedente seminario Emanuela Rielli sulla inefficienza su quanto l'inefficienza o l'assenza di interventi di selezione e sovraccarico che ne consegue costituiscono, e questo non c'è dubbio, il fallimento dell'archivio, ha detto lui, io direi dell'archiviazione, un fallimento che tende appunto a manifestarsi in un processo che Arieli ha ben stigmatizzato nella esternalizzazione della cura affidata a processi automatici, fenomeno sempre più diffuso, tra l'altro proprio tra le nuove generazioni, che a me sembra, lo vedo nei miei allievi, quando faccio delle domande iniziali nel corso di archivistico, di archivistica digitale, le risposte, ecco, vivono questa trasformazione come questo fatto di affidare a terzi, ad altri, le piattaforme, diciamo la verità, l'organizzazione, l'automazione dei loro dati, dei loro contenuti, lo ritengono un fatto inevitabile, quasi naturale. Sembrano affascinati, mi sembra, un po' tutti lo siamo anche naturalmente, dal vantaggio di vedere aumentato apparentemente almeno, ma in parte anche sostanzialmente, perché no, il controllo di una conoscenza registrata, archiviata, descritta e disponibile con una granularità estrema del trattamento, una granularità che appunto, come la descrizione archivistica non garantisce, una granularità da non demonizzare, che è un grande valore, lo diceva molto bene, in modo molto affascinante e molto anche convincente il professor Ferraris prima di me, no? Certamente importante, apprezzabile, piena di frutti possibili, ma non sostitutiva della capacità di comprendere l'archivio in quanto aggregazione di aggregazioni e di sfruttarne. Cos'è che devo guardare, scusa? Se la scheda team. Scusate, sento, vabbè. E di sfruttarne la ricchezza in modo creativo o alternativo. Ecco, questo è rispetto al lavoro descrittivo. Sul fronte dell'esternalizzazione, io vorrei solo fare una considerazione su cui non si ragiona abbastanza e che secondo me c'è anche nel discorso dietro, come dire, o davanti, dopo le riflessioni del professor Ferraris, sulla capacità. Più esternalizziamo, più ci affidiamo alle automazioni delle piattaforme, più perdiamo non tanto il governo dei dati e dei contenuti in quanto tali li potremo richiedere, ma, ed è già avvenuto, ed è avvenuto in modo pesante, la perdita di esperienza, la perdita di conoscenza, che è tanto più significativa quanto più innovativo è il contesto in cui si opera, cedendo a terzi attività di gestione, di organizzazione, di tenuta delle memorie, dei dati, documenti, infrastrutture, modelli, si rinuncia a imparare da quelle esperienze, non si fa più esperienza, si riceve in cambio naturalmente tanta informazione da chi ha avuto la delega, da chi l'ha ottenuta, ma però informazioni circoscritte, eterodirette, opache, distorte, non è detto che invece avremo mantenuto la capacità di intervenire originalmente di nuovo su queste esperienze, su questi dati accumulati. Ecco, più innovativa la natura dei patrimoni, più questa riduzione di capacità conoscitiva, descrittiva, di utilizzo si trasforma in riduzione di autonomia che rischia di diventare definitiva e paralizzante. Io avrei da dire qualcosa, ma non voglio andare, diciamo, sul mio discorso complessivo da portare a termine, però quanto è avvenuto in Italia, non solo in Italia, ma in Italia c'è stato un momento in cui sulla conservazione digitale c'è stato il rischio di affidare tutto alle piattaforme, tutto ai privati, al mercato. Non erano ancora pronte le piattaforme, Microsoft e così via, Amazon stessa, però c'era un privato che di quelle piattaforme si avvaleva. Ecco, è stato fondamentale che la Regione Emilia-Romagna, proprio un nome e cognome, abbia detto no, anche sostenuta, devo dire,
dal nostro supporto di archivisti che l'hanno spinta in questa direzione, che hanno dato coraggio all'istituzione, e la regione ha deciso di provare a contenere questa deriva di perdita di autonomia, no? E con risultati che secondo me sono positivi e lo saranno ancora di più in futuro. Ecco, non aver ceduto alle offerte apparentemente semplici e poco costose del mercato ha dato futuro alle nostre conoscenze e alle possibilità di intervenire. Allora, la domanda è: ma come possono gli archivisti rispondere agli effetti distortivi di una inevitabile, naturalmente, per molti aspetti anche positiva, ovviamente, trasformazione tecnologica in cui siamo immersi? Quali sono e quanto sono efficienti le armi necessarie per misurarsi con efficacia con sovraccarichi digitali, la cui dimensione è sempre più impegnativa e alla fine disarmante? Ecco, è questa la domanda a cui vorrei cercare poi di rispondere in questa seconda parte del mio intervento, tenendo conto naturalmente che questa tecnologia, non a caso ormai si chiama disruptive, dirompente, è la tecnologia della blockchain, dei big data, dell'intelligenza artificiale, insomma, no? Quindi è anche vero che è una tecnologia, per ora, molto meno intelligente di come le soluzioni di mercato ci vogliono, di quanto ci vogliano far credere. Ecco, il primo punto viene dal titolo del mio intervento: pervasività documentaria, persistenza archivistica, cioè l'idea di cominciare a ragionare tenendo separate queste due dimensioni, la dimensione dei documenti e la dimensione dell'archivio, cioè la dimensione della cura. Non che un documento per nascere non abbia bisogno di cure, naturalmente, ma se nasce con una cura che è anche cura dell'archivio, nasce meglio e nasce anche diversamente. Quindi noi oggi assistiamo come professione, ad una proliferazione di documenti, ad una tendenza a non parlare di archivi, ma a parlare di documenti. Tanto per dare un'idea, la normativa, il codice di amministrazione digitale, la normativa degli ultimi 20 anni tratta solo documenti e quasi mai, anzi per niente, di archivi, tranne l'ultimo documento, l'ultima norma che siamo riusciti a reindirizzare senza apparire, insomma, e vabbè. I documenti, ecco, nella loro proliferazione e granularità, che è enormemente cresciuta, tanto che appunto ogni atto, ogni fatto è una traccia documentaria, non solo potenziale, ma reale. Ormai è considerato documento scritto una traccia. C'è un tribunale dell'Arizona, la Suprema Corte dell'Arizona, che ha riconosciuto i cookie, cioè le informazioni automatiche che si scambiano le macchine quando l'individuo entra in contatto tra macchine, come public record, come documento archivistico presentabile in giudizio, insomma, no? Quindi, ecco, traccia passibile di essere archiviata, gestita e considerata sul piano giuridico. Sono documenti, sono pervasivi, ma anche sono frammentati, ingestibili nella loro liquidità. Si può creare un argine per contenerli, ma è difficile, se non impossibile, gestire l'accumulo, il sovraccarico, se disordinato e disfunzionale. La selezione e lo scarto è impossibile, è insostenibile se c'è un disordine totale, diciamo. Gli archivi invece, proprio perché si sviluppano, si dovrebbero sviluppare anche nelle loro varie forme, attenzione, di cui parlerò tra poco, come complessi, strutturati, affidati a responsabilità precise, un tempo erano luoghi credibili, no? Persistenti e fruibili, diventano, lo sono, si mantengono, ecco. Quindi la questione è complessa, presenta molte contraddizioni e ambiguità, però presenta molte opportunità e sono queste opportunità anche al centro della nostra tradizione. Ci sono due o tre punti che vorrei considerare rapidamente. Gli archivi quindi sono sempre stati accumuli sostanzialmente ordinati di documenti e di elementi descrittivi. E che cosa è successo nel mondo digitale? Il digitale ha trasformato radicalmente le forme, i contenuti, ma anche gli strumenti, non i principi, secondo me, per ora,
Le quantità certo sono tali, e questo è un altro punto, da richiedere investimenti a volte insostenibili. E quindi più lavoriamo a monte, più saremo in grado più creeremo distinzioni, lavoreremo sulle aree, diciamo, specifiche del nostro, di questo accumulo, e più saremo in grado di affrontarli questi accumuli per salvaguardarne almeno una parte, la parte più significativa. Punto di domanda. L'esplosione, un altro secondo punto, è che l'esplosione documentaria ha naturalmente deve fare i conti con, o anzi meglio, noi dobbiamo fare i conti tra l'esplosione documentaria e la tradizionale il tradizionale policentrismo della conservazione, che il fatto di avere tanti archivi, tanti custodi, tanti luoghi di accumulo, che fino a pochi anni fa era un vanto della nostra tradizione italiana in particolare, ma anche aveva garantito questo modello, l'acquisizione di molte fonti a rischio di conservazione, e quindi assicurato anche un rapporto sano, intelligente, serio, intenso con i territori e con le comunità. Ecco, siamo ancora in grado di sostenere il policentrismo della conservazione? Siamo in grado di affrontare con successo questa esplosione? Io vedo fenomeni inevitabili e probabilmente da non demonizzare poi, perché probabilmente saranno gli unici modi con cui noi riusciremo ad affrontare la sfida delle piattaforme, anche per venire, per rispondere un po' all'invito che ci veniva dalla relazione introduttiva di oggi. L'unico modo per appunto affrontare questa complessità è la concentrazione, l'accentramento delle soluzioni. Le piattaforme hanno enormi, enormi capacità di elaborare strumenti per gestire le enormi quantità di dati disponibili. Ecco, i singoli enti, strutture di conservazione sono debolissime, e in questa debolezza vorrei, come punto ulteriore, sottolineare il rischio enorme per i patrimoni documentari personali e privati in generale, che sono veramente patrimoni a enorme rischio di conservazione e di sviluppo. E vengo all'ultimo punto della mia relazione, che riguarda la possibilità, la necessità, l'opportunità di distinguere questo immenso patrimonio di archivi nel web nelle loro possibili categorie: archivi in senso proprio, quelli di cui ho già parlato, archivi di prodotto, archivi inventati, archivi artificiali. È una delle relazioni, anche credo, dovrebbe parlare anche di questo. Allora, io ho provato a trattare queste tre partizioni a partire proprio dalla riflessione archivistica, dai concetti. Allora, nell'archivio proprio, quali sono gli elementi caratterizzanti? Il rispetto del contesto e della provenienza prevale su ogni altra dimensione. Le relazioni di aggregazione prevalgono sugli elementi singoli. L'archivio, qui riprendo appunto una distinzione elaborata da un collega, Pierluigi Feliciati, è un prodotto indiretto delle attività dell'ente persona ed è monodimensionale. È la dimensione, se vogliamo, giuridica degli archivi, il rapporto tra documenti, archivi e la loro funzione giuridica, un rapporto che va indagato bene, l'ha fatto a lungo, questo anche molto con grande ricchezza, anche il professor Ferraris nel suo libro sulla documentalità. Non entro nel merito ulteriore di questi archivi in senso stretto, in senso proprio, archivi di qualcuno, che sono sempre la storia o le storie di qualcuno, no? Di qualcuno, ente, persona, giuridica, fisica, eccetera. Resta innegabile che per questi archivi in senso proprio la natura liquida di questi nuovi scenari, i sovraccarichi, creano conseguenze molto pesanti sulla praticabilità stessa della loro definizione, quindi sulla possibilità di conservarli, di governarne questa liquidità, di formare e mantenere attraverso la progettazione anticipata, con una visione però strategica,
accettando il paradosso di una conservazione che si rende, questo è un altro punto su cui meriterebbe ragionare, sono mondi dinamici, ma così dinamici che il paradosso è quello che, per cui conservare vuol dire modificare, cambiare i formati per combattere l'obsolescenza. Quindi proprio la continua trasformazione di ciò che è nato per essere persistente, per dare garanzie di memoria al futuro, no? Quindi vediamo che anche nell'archivio in senso proprio le criticità sono notevoli. È vero ed è anche vero che i costi e i pericoli di una insufficiente o di un'assente progettazione ormai sono evidenti e cominciano a essere riconosciuti da tempo anche, anche dai nostri referenti politici che finora avevano lasciato questa dimensione da parte, disinteressati al problema di non gestire in modo adeguato memorie future, memorie digitali. Ecco, il governo qualificato delle fonti è oggi ormai sempre più largamente considerato un obbligo sociale che i governi cominciano nuovamente a riconoscere e a sostenere in nome della rendicontazione, della trasparenza, ed è per questo che io dico le fonti istituzionali di natura pubblica potranno essere conservate, il settore privato è invece sicuramente a rischio. E veniamo agli altri due categorie, a cui dedicherò pochissimo tempo, credo che il mio tempo sia quasi scaduto, l'archivio di prodotto e l'archivio inventato. Allora, il web mette in luce l'esistenza, appunto, le rende evidenti queste differenziazioni, queste tipizzazioni a chi le voglia guardare. Tipi di sedimentazione documentarie che vanno riconosciuti e compresi nella loro specificità proprio per evitare la confusione in cui rischiamo di precipitare, e che confusione vuol dire poi non avere le parole per dirlo, le parole per comprendere e non avere poi gli strumenti per agire, insomma, sostanzialmente, con il rischio di una disintermediazione che ci porta via tutto il contenuto, i saperi che abbiamo accumulato in questi secoli, in questi millenni, poi diciamo, no? Allora, l'archivio di prodotto, che cos'è? Un'espressione che a me sembra, me la sono veramente inventata, è un'espressione che noi usiamo, gli italiani in particolare, ma è un'espressione interessante, secondo me, che potremmo usare in questo contesto. Gli archivisti utilizzano questo termine per indicare che cosa? Per i prodotti, manufatti, delle attività d'impresa soprattutto, la cui natura originaria travalica il concetto di documento come rappresentazione di atti giuridicamente rilevanti, no? Per includere altre tipologie di materiali, campionari, le pubblicazioni di una casa editrice, ma mi viene in mente il famoso archivio istituzionale, deposito istituzionale delle università, che raccoglie i prodotti della ricerca, che acquisiscono però questi patrimoni messi insieme una funzione di natura pratica e di supporto documentario all'attività, quindi sono archivi anch'essi. Allora, nel caso delle reti e del web, potremmo considerare, è una domanda la mia, anche la comunità mia di riferimento, archivi di prodotto delle grandi imprese capitalistiche del web, l'enorme inclusivo corpus di documenti, dati, metadati accumulati a fine di business, con obiettivi di archiviazione simili a quelli delle imprese per i loro campionari e così via. Quindi con la differenza naturalmente che i primi sono archivi, questi del web, gli archivi di prodotto delle piattaforme, sono archivi speciali, specialissimi per le dimensioni, per la multiprovenienza, per l'estrema varietà delle componenti. Includono porzioni significative di archivi propri, di altri. Non includono i propri archivi, gli archivi propri delle imprese. Del web non ci sono segreti, sono nascosti, sono ben protetti, come dicevo, anche per quelle poche cose che dovrebbero essere condivise perché appunto hanno conseguenze sulla vita intera degli stati, per esempio nel caso, come dicevo nella mia domanda stamani, rispetto ai finanziamenti, alla pubblicità nelle campagne elettorali americane, come è avvenuto nel 2016, ma anche e non solo americane.
Ecco, quindi questo è un'area su cui andrebbe indagato, gli archivi propri delle piattaforme, gli archivi di prodotto delle piattaforme, con tutto quello che questo significa. E poi il quadro, a completare il quadro, gli archivi inventati. Ecco, ne ha trattato in modo approfondito Stefano Vitali, ne ha parlato, ne hanno parlato altri, soprattutto nel mondo anglosassone, americano. Sono documenti raccolti per scopi specifici, di varia natura, non originari, non sono sedimento, non funzionali a documentare attività pratiche. Quindi archivi di prodotto per alcuni soggetti, ecco, se pubblicati in rete, questi archivi hanno una forte carica comunicativa, appaiono sorgenti inesauribili di racconti e in questi casi è il documento che si carica. Che è caricato di un'autorità quasi assoluta, che diventa portatore di una verità oggettiva e incontrovertibile. Sono il frutto di una selezione di fonti, per esempio, legate ad eventi, un'idea, un'ideologia. Pensiamo agli archivi dei negazionisti dell'Olocausto, pensiamo anche all'archivio sulle Torri Gemelle, che sul crollo delle Torri Gemelle, sull'attacco alle Torri Gemelle. Sono archivi creati con questa obiettivo raccolgono enormi anche quantità di dati e di informazioni. Ecco, è evidente che questa sorta di positivismo documentario dettato dalla semplice pubblicazione di documenti, semplici si fa per dire, raccolti per fini eterogenei, recuperati e fruiti in modo spesso dispersivo, senza profondità, con grandi sovraccarichi poi di quantità, si presta a qualunque forma di attribuzione. E soprattutto si presta a facili manipolazioni. Ecco, per chiudere, l'ipertesto illimitato del web si nutre di tutte queste fattispecie di archivio che ho provato a individuare con una pretesa, ecco, il web di autosufficienza, con la capacità, il web, di confondere i confini, di annullare le distinzioni. Una deriva sicuramente che suscita frustrazione in chi, a qualunque titolo, pratichi il mondo degli archivi e conosca e apprezzi la ricchezza della loro intrinseca e naturale e funzionale complessità. Ecco, una complessità che deriva dalle relazioni, dai processi di cui le fonti archivistiche sono il prodotto, sempre, e di cui garantiscono una testimonianza fedele, tra virgolette, perché per fedeltà in questo caso intendiamo solo il rispecchiamento della volontà dell'ente, della persona che ha l'origine di quell'accumulazione. Ecco, quindi sicuramente riconoscere che le fonti archivistiche digitali presenti nel web hanno dimensioni specifiche e finite, oltre che forme tipizzate o tipizzabili, non vuol dire negare o nascondere la radicalità delle trasformazioni, la complessità della selezione e la pesantezza del sovraccarico, ma non vuol dire neanche rassegnarsi a subire passivamente i processi, e le tecniche di disintermediazione che la tecnologia ci offre, magari impararle, usarle per altri fini, governarle a nostra volta. Dobbiamo appunto imparare questo, perché la nostra intermediazione è un'intermediazione sicuramente più raffinata, più efficace, più utile, più sapiente. Allora, per chiudere, mi veniva una frase di Amleto. Il tempo è fuori squadra, brutta sorte che io sia nato a mettere ordine, lavoro dell'archivista. Allora, queste parole si riflettono nei livelli crescenti di complessità e disordine delle nostre memorie e nelle difficoltà crescenti di restituire conoscenze fruibili. Però io penso che non è disperata la sfida toccata in sorte agli archivisti digitali, a condizione che oltre alla capacità di confrontarsi con i problemi pratici, tecnici e tecnologici, la comunità scientifica a cui appartengo continua a esercitare una sana e meditata riflessione, riprendo delle parole di Giovanni Michetti, sulle ragioni, sui valori e sui metodi che guidano la nostra azione. Vi ringrazio, mi scuso se è stata troppo lunga e lascio a voi la parola. Grazie, grazie per il suo bel intervento e per essersi prestato a questo cambio di programma improvvisato. Ero pronta, per fortuna. Domande? Allora, dei partecipanti?
Tra l'altro volevo aggiungere una cosa. Ho visto che in una delle relazioni, credo quella conclusiva di domani, si parla di concatenazioni documentarie. E mi piacerebbe io fare una domanda al collega se queste concatenazioni documentarie hanno un riflesso nel concetto di aggregazione e archivistica di cui ho parlato io. Io spero di riuscire a seguire tutto il seminario, però mi è piaciuta questo termine. Grazie, davvero onorato di poter così intervenire in anticipo, ma d'altro canto sarà così per molte ragioni per cui interverrò direttamente nel pomeriggio di oggi. Quindi è Ah, probabile che, bene, 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 perché avremo stiamo modo. riformulando il programma, ma ancora non ho notizie definitive. No, in realtà le rispondo con un appunto che voleva presentare anche una mia domanda rispetto alla interessantissima relazione proposta fin qui. Le catene documentali, infatti le mettevo tra virgolette all'interno del titolo, sono un po' una proposta per riflettere sul ruolo delle serie, se vogliamo, della serialità che caratterizza le dinamiche di archiviazione multipla all'interno del vastissimo spazio del web. Questa è un po' la proposta. Dico proposta perché in realtà non andrò né in direzione di quelli che sono dei riferimenti, diciamo, di carattere molto tecnico legato agli studi di archivistica, informatica, eccetera, eccetera, neppure andrò, come dire, in direzione di una, diciamo così, novità pura, ecco, perché la proposta è semplicemente quella di lavorare su questo aspetto che riguarda queste. In realtà, come è stato ben proposto, concatenazioni, no? Perché ci sono dei regimi di serialità che caratterizzano la produzione di documenti nel web. Quindi è riprendere una serie di intuizioni che sono state proposte nel Novecento e provare un attimo a rimettere in luce alcuni aspetti. Ma su questo, visto che appunto adesso io non ho così in maniera esaustiva risposto, in realtà su questo c'è un punto che mi interessava considerare e del quale le volevo chiedere. Riprendendo la proposta molto molto attraente del professor Michetti, secondo la quale dovremmo così ripensare al catalogo non in termini immediatamente di enumerazione, ma di narrazione, mi chiedevo quanto in effetti quella classificazione che viene proposta dei tipi di archivio, quindi archivio in senso proprio, archivi artificiali, archivi inventati, no? Quello che Di ha presentato. prodotto. Esatto, esattamente, soprattutto quelli di prodotto che sono poi quelli che caratterizzano evidentemente il web. Mi chiedevo se effettivamente questo ruolo della narrazione, non sia, diciamo, sovrapponibile in qualche misura alla condizione stessa del mettere ordine, perché un po' anche l'intervento lo proponeva, però oscillava. Quindi le chiedevo forse un po' un chiarimento su questo. E le chiedevo anche se effettivamente questo carattere della narrazione non riveli che poi alla fine vi è una condizione di base, come dire, e qui immagino incontro anche il suo interesse rispetto all'intervento del professor Ferraris, che è umana e più che umana, che caratterizza costantemente, no? Anche, diciamo così, il regime di produzione dei dati e dei documenti che però è riconducibile a interazioni che sono anzitutto umane attraverso il web e quindi a modalità di archiviazione che si basano su procedure, evidentemente pratiche umane, insomma. Assolutamente sì, il concetto di narrazione è un concetto molto suggestivo, anche qui è un concetto che può nascondere tante ambiguità, no? Narrare vuol dire, poi anch'io vengo da una formazione filosofica, nel senso che però mi sono subito indirizzata verso la filosofia del diritto, verso la storia del diritto, quindi poi verso l'archivistica. Quasi come naturale, come dire, conseguenza, però sicuramente quando parliamo di narrazioni sappiamo bene quanti margini, quanta ambiguità si nasconde dietro questa parola, no? Quindi è un termine che secondo me va anche questo un po' definito meglio, categorizzato meglio. Narrare, allora, la descrizione archivistica è una narrazione. È un certo tipo di narrazione, è una narrazione che deve fornire la bussola all'utente per orientarsi,
nell'archivio, nel sovraccarico, nell'archivio sovraccaricato, una bussola per orientarsi. Quindi deve essere una narrazione che ha degli argini, una narrazione che ha un percorso, ma allo stesso tempo, ed è la domanda che noi ci facciamo continuamente, io devo dire la verità, me la faccio da decenni, perché secondo me i nostri strumenti, nel momento in cui li mettiamo a disposizione nel web, devono arricchirsi delle capacità di narrazione che il web porta con sé e che non avevamo prima. Quindi sicuramente sono narrazioni nuove che si aggiungono, che integrano, che non sostituiscono la narrazione principale, come dire, narrazione che non è principale perché è la più efficiente, la più importante, ma perché è quella che accompagna e che ricostruisce ciò che è avvenuto, insomma, nel modo neutrale, tra virgolette. La neutralità oggi è una parola che va sempre, come dire, usata con molta cautela, con la neutralità possibile che i ferri del mestiere ci consentono, e la nostra, noi cresciamo e facciamo crescere i nostri allievi nella consapevolezza della attenzione, del garbo del nostro intervento rispetto nella non manipolazione, no? Ecco, quindi sì, le narrazioni, c'è una narrazione che è una rappresentazione, c'è una narrazione che integra quella rappresentazione, e c'è la narrazione libera, ricca, che il web ci fornisce e che ci dà tantissimi spunti. A me, per esempio, viene sempre in mente che noi dovremmo usare le interviste a chi, non come fonti orali, ma le interviste a chi ha vissuto quella storia, a chi ha costruito quell'archivio, a chi ha formato quell'archivio perché lavorava, no? Io sto lavorando per esempio adesso sugli archivi dell'Agenzia Spaziale Europea, mi sto aiutando a rimettere, come dire, questo archivio in forma, una forma migliore, non che non ce l'ha. Allora, l'intervista agli scienziati che hanno lavorato sugli strumenti, sui programmi che hanno portato i missili, ha portato le grandi, anche grandi progetti scientifici, sono interviste che non vanno lasciate libere, perché nessuno l'ascolta, ma chi c'ha tempo di sentire un'intervista, no? Allora noi queste interviste le dobbiamo, la parola frammentare è brutta, le dobbiamo partizionare, le dobbiamo proporzionare e usare gli strumenti dell'intelligenza artificiale, i nostri fini, per farne per dare qualità a queste sostenibile a questi racconti, per supportare quel percorso prioritario, privilegiato, iniziale, ma diciamo iniziale di presentazione dell'archivio nella sua complessa originarietà, diciamo, insomma, ecco. So se ho risposto. Sì. Sì, e come? Ma peraltro mi permetto, se posso, chiedo a Valeria se è possibile. Sì, vale. Mi permetto solo di aggiungere un commento. In realtà è molto preziosa questa riflessione sulla narrazione, per due ragioni almeno. Da una parte mi verrebbe da dire, perché ci invita a riconoscere quella che è comunque una differenziazione dei gradi di descrizione, che mi sembra in un certo qual modo sia anche all'interno della riflessione che è stata presentata fin qui. Dall'altra perché, e ritorno all'ultimo concetto che è stato presentato adesso, che è quello di neutralità, in fondo sembrerebbe che potremmo rimettere in discussione un presupposto che lei ci proponeva prima, cioè il web trasforma i mezzi, ma non sembra trasformare i principi. E forse rispetto ai principi ci sarebbe da considerare qualcosa, no? Nel senso, in questa fase qui, negli ultimi tempi, ci sono studi anche scientifici che stanno un po' indagando anche come ci rapportiamo al web, quanto questo influenza le nostre modalità, non solo di conoscenza, ma anche di interazione, di azione. E di attenzione. E di attenzione. Per lo so. Cui... A fronte di questo sembrerebbe che i principi siano in larga parte modificabili, che si trasformino continuamente attraverso le nostre interazioni e soprattutto che cambi la segmentazione, cioè il modo di cercare un ordine, di cercare un certo tipo di indirizzo.
Quindi, come dire, questo di nuovo ci invita a valutare quanto questi diversi modi di descrivere poi abbiano un loro ruolo, no? Effettivamente. Assolutamente, posso aggiungere solo che queste le nuove dirompenti, disruptive technologies, che sono, noi non, ne abbiamo appena cominciato a percepire il significato e le conseguenze, secondo me, vanno conosciute anche da parte dei professionisti. Bisogna proprio essere preparati a comprenderle, e c'è un grossissimo progetto che è partito da pochissimo, che raccoglie, in cui l'Italia è anche presente, io coordino un gruppo di lavoro, di studio su questo, guidato dall'Università del British Columbia, sull'intelligenza artificiale in particolare e il rapporto con gli archivi, come le intelligenze artificiali che noi potremmo utilizzare, che dobbiamo imparare a utilizzare al meglio, ci possano portare verso un miglioramento una gestione, una governabilità parziale, naturalmente, di questo enorme diciamo magma digitale in cui siamo immersi. Ecco, io credo che sia anche un punto, una possibile, come dire, risposta anche alle sfide, alle suggestioni della relazione introduttiva di stamattina, cioè noi questo magma non lo potremo mai recuperare singolarmente, e neanche, io non vedo nessuna banca capace di fare, neanche una grande banca etica mondiale capace di recuperare questi dati per metterli a disposizione. Ci vuole ben altro, e ci vuole proprio un accordo tra le professioni che gestiscono i patrimoni culturali. Ci vuole un grosso lavoro di umiltà da un lato e di capacità di condividere le conoscenze dall'altro. Mi sembra che si sta cominciando ad andare in questa direzione. Io tendo ad essere sempre ottimista nella capacità delle nostre conoscenze, ma anche della tradizione italiana, che è una grande tradizione, secondo me, che ci può, per poter affrontare, avviare questo percorso. E c'è una dimensione internazionale che ci vede molto partecipi, tra l'altro ci sarà a settembre proprio a Roma la conferenza internazionale degli archivi, dove vedremo tantissimi momenti di riflessione che vengono da tutto il mondo proprio su queste questioni. Quindi un invito anche a partecipare. Grazie molto. Con l'altra questione, da rimanere, con chi vai a venire? Io posso? Prego. C'è qualcuno? Prego, prego. Discorso molto interessante, molto pericoloso, soprattutto se visto dall'angolo di una pubblica amministrazione, nel senso che noi abbiamo avuto la gelosia di mantenere le narrazioni che si potrebbero fare sugli archivi tutte in casa e di pretendere che le narrazioni che noi proponiamo siano le uniche narrazioni. Invece il web e questa grande proliferazione di informazioni sul patrimonio culturale ci offre infiniti altri punti di vista e offre la possibilità di molte altre narrazioni. Addirittura le narrazioni alternative a quelle scritte, a quelle che noi abbiamo elaborato, che ci vengono fornite dalle stesse ontologie che noi produciamo, rischiano di darci delle visioni e delle realtà che non abbiamo previsto e che non sono quelle che vorremmo controllare, no? Questo penso che ci possa creare dei grossi problemi di identità. Noi non ci stiamo interrogando, mi sembra, come amministrazione su questi fatti, e non stiamo governando questa grande proliferazione di dati. Ho l'impressione che abbiamo una concezione dell'archivio molto legata alla prima fase dell'archivio di cui la professoressa Guercio ci ha parlato, e non ci stiamo facendo in qualche modo sollecitare dalle altre forme di archivio. Mi sembra che stiamo perdendo delle occasioni troppo importanti e rischiamo anche la perdita di un ruolo, di una riconoscibilità.
Sono da, se posso rispondere, sono d'accordissimo su questo rischio. Io lo vedo da molti anni, ho partecipato anche a moltissimi progetti europei sulla conservazione digitale, che non è solo conservazione, no? Perché conservare vuol dire rendere fruibile, se no vuol dire archiviare, vuol dire altre cose, insomma, no? E, ecco, io ho visto il fallimento di Europeana, per esempio, ma l'ho visto prima che avvenisse. Era chiaro che si stavano perdendo su altri fronti occasioni fondamentali per poter gestire a livello istituzionale delle possibilità, delle potenzialità, e si sta perdendo, di fatto noi abbiamo, cioè, la cosa incredibile di Europeana, quando anche abbiamo partecipato come Italia a questi progetti, che Europeana stessa riconosceva alla fine, questa grande digital library, che l'unico modo per arrivare in modo sensato ai contenuti Europeana fosse andare su Google, quando Europeana si proponeva come per non parlare del ministero da cui io vengo, ho fatto 20 anni da archivista di Stato, quindi posso anche parlarne male, e ho visto i fallimenti di tantissimi progetti. A me sembra adesso che ci sia molta più consapevolezza nel ministero, nell'amministrazione, in quell'amministrazione che ha in mano il cerino acceso di questo futuro possibile, perché le altre amministrazioni con cui io lavoro da moltissimi anni sono l'anno zero, sono assolutamente inconsapevoli dei patrimoni d'archivio, per non parlare di altri, che producono quotidianamente. Ecco, da questo punto di vista, questo grande progetto di Digital Library, speriamo che sia veramente la volta buona, che porti a definire delle strategie pubbliche, reti istituzionali, insomma, che non vuol dire lo Stato, che non vuol dire il Ministero, no? Però avviare un cammino di questo tipo è arduo, è difficile, perché richiede molta, secondo me la parola giusta è umiltà e disponibilità e generosità nel mettere a disposizione le proprie conoscenze, le proprie competenze, insomma. Quindi sì, è un vero pericolo quello che abbiamo. A me sembra che l'ICCD stia facendo un percorso molto interessante da questo punto di vista, molto attento a rendere aperto ma non a disperdere, a rendere possibili percorsi alternativi, non rinunciando alla propria capacità di dare un profilo interpretativo, che è uno tra i tanti, però è quello dell'istituzione, che è quello che ha questi dati in casa e che li sa gestire. Avrebbe bisogno di più risorse, avrebbe bisogno di più persone, ma non di soldi solo, no? Tanto, vabbè, insomma. Sì, avremo bisogno di più persone e di più competenze, perché a questo punto non è soltanto l'archivista che gestisce queste possibili aperture. Di sicuro la nostra ambizione è quella di offrire il punto di vista dell'amministrazione, fra i tanti punti di vista, senza perdere la possibilità di presentarne anche altri. Questa è la grande ambizione, quella di tenere fermo il punto di vista dell'amministrazione, che è uno e che dobbiamo fare, e poi presentare le tante altre possibilità, che sono delle comunità scientifiche, così come delle comunità di base. Questa potrebbe essere la nostra sfida. Bella sfida, per cui diciamo, riprendiamo le parole di Amleto, ma non crediamoci troppo. Abbiamo una sfida in mano che vale la pena di essere gestita e affrontata. D'accordo, vi ringrazio, vi auguro buon pranzo e spero di vedervi tutto presto. Benissimo, più tardi. A dopo.